Evidentemente sono pazzo a decidere di parlare di migranti in questi giorni, perché tanto finisce sempre male, sia che tu ne parli bene che tu ne parli male. Io ovviamente ne parlo bene, però parliamone. Ci sono stati tantissimi momenti di commozione e anche disperazione da parte mia in questi giorni nel seguire le vicende dell'aggravarsi della tragedia umanitaria dei migranti. L'avrei fatto comunque, ma comunque per lavoro seguo le vicende da vicino per proporre e riproporre le notizie più importanti, le opinioni più importanti che in questo periodo si sentono in giro. Ovviamente tralascio le polemiche inutili, tralascio le polemiche sterili, non sempre sono in grado di rimanere calmo, di non rispondere a determinati tipi di post che vedo in giro. Ormai sembra che l'Europa sia divisa in due fazioni, non c'è più una zona di grigio in mezzo al bianco e al nero. C'è chi è disposto a fare tutto il possibile per poter aiutare le persone che in questo periodo stanno così enormemente cercando di fuggire dalle zone in cui vivono per raggiungere posti che loro immaginano più adatti per poter vivere serenamente, e quelle invece che osteggiano questo tipo di migrazione che a me sembra francamente inarrestabile, così come stanno le cose. La osteggiano in tutti i modi, anche con parole cattive, con parole violente, con parole inaccettabili. Detto questo, bisogna fare un pochino di chiarezza, però non senza partire dalla commozione. La commozione, ovviamente, al di là delle immagini che sono state fatte vedere in questi giorni, non sono sempre d'accordo su questo tipo di cosa. A me dispiace che si debba far vedere il corpo di un bambino per cercare di smuovere l'anima delle persone che vivono in questa parte benedetta del mondo che è l'Europa. Mi dispiace veramente tanto perché io non credo che sposti molto nel percepito di chi queste persone non le vuole a tutti i costi e intravede in loro soltanto potenziali nemici della propria civiltà. E contemporaneamente non fanno che acuire il dolore di persone che come me invece sentono il peso di questa tragedia enorme. Per cui io non ho avuto bisogno di vedere Aida per convincermi del fatto che questa situazione è andata assolutamente fuori da ogni tipo di logica che potevamo attenderci. Per cui non mi piace che venga sfruttata questa immagine, vorrei vedere più volti che sorridono, così come quelli che cerchiamo per esempio di mettere con Fondazione ProSolidar sotto l'hashtag Unici al Mondo. Vogliamo ricordarci quanto umanità siamo quando siamo sereni, quando siamo felici. A qualsiasi latitudine la vita si svolga, perché la felicità poi trova sempre un suo sbocco, sia che parta da un luogo agiato come il nostro, dalle democrazie, dai paesi per così dire ricchi del primo mondo, sia là, perché io là l'ho vista in Africa, ma l'avevo intravista nelle foto e nei racconti delle persone che erano state in altri luoghi così, per cui no, non abbiamo bisogno di sapere che la felicità esiste, bisogna piuttosto capire quanto alto è il livello di percezione della necessità di una convivenza con questa situazione. Questo fenomeno non si ferma, queste persone non se ne andranno mai via. Io ringrazio un'amica, Yuna, che ha fatto un paragone terribile qualche giorno fa, ma che mi ha trovato concorde. Quando si chiedono le persone perché questi migranti fuggono sapendo che forse da noi non troveranno niente di meglio di quello che hanno lasciato. E lei ha citato le persone che si gettavano dalle Twin Towers durante l'attentato dell'11 settembre, quindi persone che non hanno alternativa. Che cosa potrebbero fare altrimenti se non provare a fuggire da queste realtà? Non voglio neanche rinfocolare tutte le polemiche che sono nate quando si vede un barcone che arriva e si vede in mano a qualcuna di queste persone un cellulare, o addirittura giudizi che le persone danno sullo stato di salute di queste persone: sono più grassi di noi, stanno meglio di noi. Cioè, li vogliamo tutti
pelle e ossa come siamo abituati a vedere in alcune zone del povere dell'Africa, vogliamo vederli così, ce li immaginiamo così. Se invece andiamo, come mi è capitato a me, in Mali, vediamo che quasi tutti hanno il cellulare, perché anche lì grandi compagnie occidentali come la Orange ha fatto campagne enormi e sta vendendo le linee, sta vendendo i telefonini, sta vendendo la comunicazione in quelle zone a prezzi che per qualcuno di loro sono comunque abbordabili. Per cui cosa vogliamo fare? Creiamo un paniere per capire se, avendo con sé delle cose in particolare, non possono assurgere allo stato di rifugiati. Il problema principale è che si cerca di immaginare che questo tipo di situazioni gravissime possano avere una soluzione. Allora, intanto non è detto neppure che vi sia una soluzione, ma quando anche ci fosse la possibilità di migliorare la situazione attuale, molto probabilmente tutto questo potrebbe avvenire solo nel combinato composto di una serie di interventi enormi. Ecco perché vi metto il link, un altro articolo che ora apro davanti a me per non dire sciocchezze, è un articolo che è stato riproposto in Italia dal Post, io vi metterò nelle note, diciamo, l'articolo italiano, ma che parte da quanto scrive Patrick Kingsley, che è una giornalista del Guardian. Dunque, in questo post Kingsley offre 10 proposte per risolvere la crisi dei migranti. Alcune di queste sono sicuramente molto sensate, altre molto 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 complicate. Per esempio, il punto 3 dice fermare la guerra in Siria. Chiaramente fermare la guerra in Siria non è così semplice, non è una cosa che può avvenire con uno schiocco di dita, è un processo che sicuramente, quando messo in moto, perché adesso non è stato messo in moto, sarà un processo molto lungo. Ci sarà da intanto pulire tutta la situazione attuale, quindi cercare di eliminare la presenza e il controllo da parte dei fondamentalisti, ma ci sarà poi anche, come succede sempre in questi casi, da ricostruire un tessuto sociale, questa è cosa complicatissima. Noi abbiamo avuto l'esempio della ex Jugoslavia per capire quanti anni ci vogliano per superare questo tipo di situazioni e, ahimè, guardando a quel territorio, ai Balcani, mi sembra che la situazione ancora non sia del tutto stabile. Detto questo, è importante comunque, come fa Kingsley, provare a immaginare il combinato composto di tutta una serie di attività. È questo che noi vogliamo chiedere ai nostri governanti, è questo che vogliamo dall'Europa, che finalmente l'Europa faccia l'Europa, perché non l'ha mai fatta. Come si può pretendere che i popoli delle nazioni europee, soprattutto quelli che come noi, come è capitato ad altre nazioni, debbono sottostare a tutta una serie di regole per rientrare nei canoni imposti dall'Unione Europea. Come si può pensare che tutto questo avvenga se quando c'è bisogno di essere popolo, ognuno va per conto proprio? Quindi, se non riusciamo a superare questa impasse incredibile che abbiamo in Europa, quindi se non impariamo a costruirla davvero l'Europa, come possiamo pretendere che poi ci sia un sentito comune tra popoli delle varie nazioni che la compongono? L'Ungheria va per conto proprio, l'Inghilterra non si sa cosa farà, chi respinge, chi accoglie dopo aver detto che avrebbe respinto, noi che siamo un casino totale, non lo so. E allora vi lascio il video di oggi, di quello che è avvenuto a Monaco, dove un gruppo di cittadini di Monaco spontaneamente ha deciso di andare ad accogliere i migranti che stavano arrivando col treno e che li ha accolti con dei piccoli doni, con un applauso, una scena che a me ha molto commosso. Quindi io non so come poi proseguirà questo processo di integrazione di queste persone che sono state accolte. Sicuramente ci saranno dei problemi, sicuramente non saranno sempre applausi, non saranno sempre carezze, non saranno sempre piccole caramelle donate ai bambini. Però lasciamoci un attimo commuovere da questi piccoli momenti. Guardate, sono giorni in cui veramente sono distrutto da quel che leggo in rete, da quello che sento scrivere dai miei concittadini, anche da persone che conosco. E quindi in questo momento abbiamo bisogno tutti di commuoverci. Un'altra amica pochi minuti fa mi ha detto che avrebbe una voglia enorme in questo momento di essere a Vienna, di essere a Monaco e quindi di partecipare a questo grande momento, ma noi siamo lì,
le persone che sono riuscite a commuoversi di fronte a queste immagini sono lì. Non possiamo altro di fronte al nichilismo, al cinismo che vediamo in giro. Non ho soluzioni. Non sono sicuramente per il respingimento, sono assolutamente conscio del fatto che non si può dire a tutti che debbano venire, ma ci vogliono in questo momento delle soluzioni complesse, dei ragionamenti comuni e la condivisione della consapevolezza che se perdiamo anche questo ultimo barlume di umanità, non ci rimane veramente altro. Ci rimarrebbe solo da difendere il nostro piccolo orticello egoisticamente, perdere quello che noi percepiamo come dovuto soltanto perché abbiamo avuto la fortuna di nascere col culo da questa parte del confine, non di là. Ecco, se perdiamo questa umanità, difendere tutto questo non ha senso, perché come ho già scritto vuol dire che siamo già morti e quindi non serve assolutamente a niente. Cari amici indigenti, guardatevi questo video che vi linko, lasciatevi un attimo commuovere da queste immagini e provate a leggere i due articoli, quello di Luca Sofri e quell'altro di Kingsley che vi metto in nota e restiamo umani.